Paola Einhardt, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole a Paola Einhardt, che è la vicepresidente della Fondazione Cosso per il Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo in provincia di Torino. Vicepresidente di una fondazione che ha la sua un'attività veramente molto interessante, sempre più vuole porsi all'attenzione del pubblico per la pluralità delle offerte, delle proposte che possono essere giustamente interessanti per arrivare all'interno del castello a vedere una volta le opere d'arte, per vedere un'altra volta un concerto magari a un'ora particolarissima, come possono essere le 4 del mattino per cominciare degnamente l'estate, oppure semplicemente per una passeggiata all'interno del parco. Lei è vicepresidente, ma che cosa fa un vicepresidente alla Fondazione Cosso, Paola Einhardt? Allora, la Fondazione Cosso è una fondazione di famiglia che è nata da un desiderio di mia mamma e mio di creare una realtà nuova sul territorio che possa essere un laboratorio culturale in tanti sensi, un laboratorio culturale che dà la possibilità a tante persone del territorio e anche da fuori di venire e provare a scoprire nuovi percorsi espositivi, un luogo nuovo, magico come quello del castello e le nostre tante attività, e dall'altra parte di provare a dare anche la possibilità ai giovani, e questa è una cosa per noi molto importante, di trovare una strada nel mondo della cultura. Essendo una fondazione piccola, perché noi siamo 10, la vicepresidente fa un po' tutto, fa quello che c'è da fare, quindi da un lato c'è una grande progettazione, perché abbiamo dei progetti abbastanza ambiziosi, e dall'altra c'è il quotidiano, perché il quotidiano è fatto di mille cose, di mille piccoli dettagli, ma sono proprio questi mille piccoli dettagli che, fatti con amore, fatti con passione, danno poi la qualità generale di un progetto. Danno la qualità generale di un progetto, ed è un progetto che proprio nei dettagli viene curato. Lei poco fa, Paola Einhardt, toccava un argomento molto importante, cioè tra le attività che si prefigge la Fondazione Cosso è proprio quella, e riprendo le sue parole, di dare la possibilità ai giovani di trovare una strada nel mondo della cultura. Oggi che le strade delle attività lavorative sono molto labili e si perdono facilmente appena trovate, pensare di dare ai giovani una strada nel mondo della cultura sembra di restare nel mondo della teoria, ma qui invece il progetto è fondante. È fondante e nasce da esperienze reali già fatte. Noi abbiamo avuto la fortuna in questi 10 anni di attività di incontrare delle persone meravigliose, professionisti in vari ambiti che oltre alla loro professionalità mettono il cuore in quello che fanno. E loro sono un esempio di come in questo settore, ma in tutti i settori in realtà, nonostante la fatica, nonostante i problemi, ci sono tante cose che si possono ancora fare anche nel mondo di oggi. Questi professionisti molto bravi con cui noi lavoriamo, alcuni sono all'interno della fondazione, altri sono dei consulenti, li abbiamo messi a disposizione di alcuni progetti di alternanza di scuola-lavoro o di percorsi che facciamo anche durante l'anno con le scuole, e questo lo faremo sempre di più, proprio per far capire che si può e che c'è anche bisogno, perché l'importante è la qualità, come dicevo prima. Un bravo tecnico del suono, un bravo tecnico luci, non è così scontato. E ci sono alcuni percorsi che magari i ragazzi conoscono meno, perché magari ci sono delle professioni più classiche, che sono più conosciute, e ci sono delle professioni più di nicchia, che però proprio perché sono di nicchia possono poter sviluppare lavoro per più persone, e possono anche essere qualcosa che incuriosisce il giovane d'oggi, che è sempre pronto ad andare avanti con le tecnologie, con curiosità verso nuovi lidi, diciamo così.
E adesso con la stessa curiosità noi andiamo a incontrare, seppure nell'anticipazione di quello che avverrà alla Fondazione Cosso per quanto riguarda il castello di Miradolo, San Secondo di Pinerolo, perché nei prossimi giorni il castello di Miradolo ci invita a essere presenti in delle attività molto particolari, dall'invito al parco a passeggiate per l'appunto che possono rappresentare un momento di curiosità, di conoscenza e anche, se vogliamo, in maniera molto leggera, di semplice passeggiata, nulla più, quasi come se fossimo dei novelli valzer, no? Come il noto scrittore, semplicemente passeggiando e lasciandoci coinvolgere dal paesaggio stesso. Sì, il nostro intento è proprio questo. Questo progetto che abbiamo appena inaugurato si chiama proprio Invito al Parco e invita il nostro pubblico e chiunque a venirci a trovare e a passare alcune ore curiosando e passeggiando nel nostro bellissimo parco storico. È un progetto che arriva dopo 10 anni di lavori. Il nostro parco è un parco storico, nato nel 700 e ampliato nell'800, di oltre 6 ettari e con un numero elevato di alberi imponenti e vetusti. Purtroppo ho avuto in passato delle alterne vicende ed è stato abbandonato, offeso dall'uomo in tutti i modi possibili per oltre 50 anni. Dal 2007 la Fondazione Cosso se ne prende cura e dal 2007 c'è un recupero in atto che, diciamo così, noi abbiamo voluto cominciare a raccontare quest'anno perché sono 10 anni che ci prendiamo cura con amore di questo luogo meraviglioso e della natura. E quindi questi 10 anni sono importanti per sottolineare questa attività con la parola cura che contraddistingue per l'appunto ogni cosa gestita dalla Fondazione Cosso. E il primo appuntamento a cui noi possiamo fare riferimento, Paola Einhardt, qual è? Il primo appuntamento è quello di questo weekend, perché noi questo weekend avremo questa sera una visita guidata al tramonto, che abbiamo chiamato Romantici Tramonti, per scoprire la natura quando il caldo si fa più mite, quando le ombre si allungano, quando i colori verso sera cambiano, per scoprire una faccia della natura. E domenica, con due appuntamenti, una visita guidata che racconta i miti degli alberi, quindi miti e leggende che nei secoli dei secoli si sono tramandate su alcune varietà, e nel pomeriggio un'attività per famiglie, perché per noi è molto importante che la famiglia partecipi e si goda quello che noi possiamo offrire, e quindi ci sono delle attività che sono proprio studiate non solo per i bimbi, ma per la famiglia, per poter passare delle ore insieme e condividere qualche cosa di particolare. E il mese d'agosto rappresenta non una pausa per la Fondazione Cosso al Castello Miradolo, ma rappresenta una continuatività, perché il mese d'agosto ci sono altri inviti al parco. Il mese d'agosto avremo un calendario ricco di attività con ogni weekend alla scoperta di qualche aspetto diverso del nostro parco e della natura in generale. Soprattutto intorno a Ferragosto ci saranno due attività molto particolari e carine. Il 12 di agosto una caccia al tesoro delle fate di sera per bimbi, e ovviamente i genitori sono i benvenuti e si divertiranno anche loro un sacco. E invece il giorno di Ferragosto ci sarà, oltre a visite guidate e laboratori per famiglie, anche un picnic, quindi la possibilità di prenotare i picnic che faremo noi appoggiandoci ad una pasticceria e di prendere il proprio cesto e, arrivando con la coperta, potersi godere una giornata all'interno di un posto molto molto tranquillo. Tutte queste informazioni le possiamo avere anche dal vostro sito internet, Paola Einhardt. Sì, sul sito trovate questo e molto altro, anche perché Invito al Parco nasce proprio per raccontare la natura alle persone. È uno dei progetti più impegnativi di questi ultimi mesi, ma che tutti potranno godere durante l'estate, sono le audioguide
stagionali. Noi abbiamo deciso di fare un racconto, perché audioguida è un po' riduttivo, questo è un racconto un po' botanico, un po' sensoriale, emotivo e un po' storico, che accompagna in 32 tappe i visitatori a soffermarsi su questo aspetto o quest'altro di quello che oggi, in estate, è bello vedere nel nostro parco. In autunno ci sarà poi un'audioguida diversa, dedicata all'autunno, che farà fare un percorso differente alla scoperta di quello che sarà bello vedere d'autunno. E questo è di nuovo un modo per noi per provare ad avvicinare le persone alla natura. Tecnologia e natura insieme possono convivere anche di fronte a un albero, e questo albero venire raccontato in maniera molto molto particolare. A proposito di racconti di alberi, Paola Enra, domenica 13 agosto ci sarà un appuntamento che è già molto particolare dal titolo: Altezza Mezza Bellezza. Sì, perché noi abbiamo questo progetto in Vital Park, un progetto stagionale, cioè l'oggetto principale è il racconto nelle quattro stagioni. In questo caso tutte le visite guidate dell'estate, ogni domenica ce n'è una differente, raccontano un aspetto diverso della natura in generale, accompagnati da bravissime botaniche. In questo caso si potranno scoprire le strategie che hanno così permesso agli alberi di diventare gli esseri viventi più alti del nostro pianeta, e quali sono le loro difficoltà, quali sono i benefici. E quindi sarà così una passeggiata a naso in su a scoprire anche queste specie arboree, soffermandosi sotto alcuni giganti del parco che sfiorano e superano addirittura i 40 metri, come per esempio l'albero dei tulipani, il liriodendro, il faggio, il taxodium, lo stesso ginkgo biloba, e avere questo racconto a tutto tondo sull'altezza, che è una loro caratteristica. Paola Enert, gli appuntamenti sono tanti: all'invito al parco d'estate, al parco per l'appunto del Castello di Miradolo. Le informazioni le possiamo avere tutte quante dal vostro sito, lo vogliamo ricordare? Il sito della Fondazione Cosso è www.fondazionecosso.it, oppure anche nei motori di ricerca basta scrivere Castello di Miradolo e sicuramente arriverete al punto interessato. Prima di salutarci, lei poco fa ci ha citato alcune piante, e forse le faccio fare una cosa che non è propriamente sua, ma in ogni modo ci piace sentirla raccontare su questo. Lei ci racconta una pianta del parco del Castello di Miradolo. Una pianta, quale sceglie? È difficilissimo. Ma quale sceglie, ad esempio? Una pianta a cui lei è affezionato. Ogni volta che passa davanti a quella pianta si sofferma il sempre. Faggio. Il faggio. Faggio, sì. Perché? Ma non il faggio, quel faggio. Certamente allora, che c'è una identificazione maggiore. Esatto. Allora, chi verrà a trovarci vedrà, noi abbiamo alcuni faggi normali, il faggio rosso, il faggio tricolor, c'è un bellissimo faggio rosso imponente sotto la cui ombra si sta meravigliosamente bene, ma quello a cui io mi riferisco è un Fagus silvatica asplenifolia, che non è un faggio classico, ma è appunto questa tipologia di faggio che ha la fogliolina tipo una felce, piccola e seghettata, per quello che è chiamato così. E percorrendo il nostro viale, sulla sinistra si trova questo bellissimo faggio molto grande e molto vecchio, che a forza di crescere ha piegato i suoi rami a terra e quindi si appoggia a 180 gradi, perché un lato è meno sviluppato quello del passaggio, e a 180 gradi si piega e si appoggia delicatamente sul suolo, come se dovesse fare un cappello protettivo. Sotto questo faggio noi facciamo tutta una serie di attività per i bimbi e sembra proprio un ombrello che protegge, come se la natura, cosa che in realtà è, anche se tanti di noi non lo sanno e io per prima ne so molto poco, ma sarebbe bello approfondirlo, la natura in ogni caso e in ogni giorno ci protegge da qualcosa, ci aiuta a vivere meglio. E instillare la curiosità a scoprire queste cose
fa parte anche del nostro percorso, perché è un percorso di bellezza, ma è un percorso di conoscenza, di curiosità. E trovarsi, certo, trovarsi di fronte a questo faggio che poco fa Paola Einar ci ha illustrato è veramente molto particolare, perché non puoi non rimanere affascinato da questi rami che, come raccontava poco fa, si adagiano a terra e danno un senso, io ricordo bene quando mi sono trovato davanti a quest'albero, un senso di accoglienza, ecco, sembra che l'albero ti accolga. Lei poi ha fatto una scelta straordinaria, perché il faggio, se non ricordo male, nell'antichità era il simbolo della conoscenza, il simbolo anzitutto anche della conoscenza del sé. Quindi c'è tutta una storia molto molto particolare per quest'albero. Ma infatti quello che noi, che io insomma penso sempre, noi diciamo ai nostri visitatori, e come diceva anche lei all'inizio, che la bellezza di questo percorso, come di tanti altri percorsi nella natura, sono anche proprio soltanto alla scoperta del silenzio e alla scoperta di sé, perché la natura e il silenzio comunque ci mettono in connessione con noi stessi, ed è una cosa che purtroppo possiamo fare troppo poco. Noi oggi abbiamo sul territorio questo castello che ha deciso, grazie alla Fondazione Costo, di aprire le porte e che spera di avere tante persone che vengono a leggersi un libro, a passeggiare, a giocare con i bimbi, perché è proprio un modo per ritrovarsi. Poi tutto quello che si fa, e noi tutti appunto tutto l'anno cerchiamo di essere molto attivi, può essere anche un di più molto importante, di qualità, ma un di più, ma anche proprio soltanto godersi il rapporto con se stessi, per noi sarebbe un regalo meraviglioso, sapere che questo è per i nostri visitatori. Lei ha citato poco fa la parola libri, ma prima di salutarci, Paola Einhardt, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, in questi giorni sto rileggendo Il barone rampante di Italo Calvino. Perché? A proposito di alberi, infatti, ma perché in questo momento con questo progetto sono un po' monotematica, e quindi tra le tante cose che ho letto ultimamente, alcune veramente molto belle, adesso siamo su Calvino e su questo rapporto di nuovo tra l'uomo e la natura, e anche la natura come un modo per vedere il mondo con occhi diversi, perché da lassù, dove stava appunto il barone rampante sugli alberi, Cosimo Piovasco di Rondò, esatto, il mondo è diverso, ha una prospettiva diversa, e forse questo è anche un invito a ogni tanto soffermarsi e provare a guardare le cose da un'angolazione differente. La prospettiva illuministica di Cosimo era per l'appunto straordinaria, quindi sì. C'è da pensare, Paola Einhardt, che dalla sua lettura poi possa scaturire un altro progetto. Di sicuro, perché il problema o la fortuna della Fondazione Cosso è che le persone che gravitano in quest'orbita magica, non lo so, vengono prese da un raptus di entusiasmo, e quindi veramente le idee sono tantissime, si lavora bene insieme perché siamo una bellissima squadra, e quindi facciamo fatica a star dietro alle nostre idee sviluppando sempre progetti, ma questo è molto bello ed è una gran fortuna poterlo fare, quindi lo facciamo con piacere. E su questa parola piacere, sulla parola cura, che sono inscindibili anche per questo progetto della Fondazione, per questi progetti, perché sono tanti, della Fondazione Cosso, il Castello di Miradolo, di San Secondo di Pinerolo, noi intanto ringraziamo la vicepresidente che è stata insieme con noi, ovvero Paola Einhardt, del tempo che ci ha dedicato. Grazie ancora e buon lavoro, Paola Einhardt. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Arrivederci.